Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Tech Channel News. Apriamo le nostre pagine con la cronaca e ci occupiamo di una iniziativa della Guardia di Finanza. Acquistavano auto dalla Germania e non versavano l'IVA. Un danno all'erario per oltre un milione di euro è stato scoperto dalla Compagnia delle Fiamme Gialle di Città di Castello. Il servizio d'apertura è firmato per noi da Marcello Migliosi. Vediamo la Guardia di Finanza di Città di Castello ha individuato un'impresa operante nel settore della compravendita di auto che acquistava le vetture della Germania, non versando però all'erario, secondo le Fiamme Gialle, IVA per oltre un milione di euro. La Finanza ha inoltre contestato anche l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per oltre tre milioni di euro. Si è così conclusa una complessa indagine durata oltre un anno, condotta anche con l'aiuto di indagini finanziarie. Le Fiamme Gialle, detto in un loro comunicato. Hanno quindi sottoposto a sequestro preventivo libretti bancari con saldo attivo di oltre 50 mila euro e avanzato la proposta di sequestro preventivo di un appartamento di quattro auto di media a grossa cilindrata. Nel corso degli approfondimenti estesi anche ai componenti del nucleo familiare dell'imprenditrice sottoposta a controllo sono emesse situazioni ritenute dagli investigatori di particolare interesse in relazione al figlio. Secondo la GDF, lo stesso, infatti, è risultato destinatario di ingenti e ingiustificate somme di denaro affluite sui propri libretti di deposito senza che denotasse alcuna capacità contributiva. Libretti, peraltro, a prechiudi rapidi. L'imprenditrice, il coniuge, risultato amministratore di fatto dell'impresa e il figlio, sono stati denunciati a piede libero. Marcello Migliosi, Tef Channel News, Città di Castello, Perugia. Ancora cronaca, un tunisino di 24 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Perugia per aver spacciato eroina in un parco pubblico di Ponte San Giovanni. Sequestrati circa 20 grammi di eroina confezionati in altrettanti involucri. Il nordafricano è risultato in regola con le norme di soggiorno e di fatto domiciliato a Ponte San Giovanni. Restiamo in ambito appunto perché ci occupiamo eh, di lotta allo spaccio di stupefacenti, in particolare i carabinieri di Spoleto hanno effettuato una nuova operazione antidroga e oggi c'è stata la conferenza stampa. Vediamo il servizio. I carabinieri di Spoleto con l'aiuto dei cani del gruppo cinofili di Bastia Umbra hanno arrestato tre giovani, due fidanzati di 28 anni lui e di 20 lei più un terzo di 28. Gli arresti sono il frutto della conclusione delle indagini denominata Clean Sweep, antidroga, cominciata nel maggio 2012, che con la precedente Rod Iron aveva già portato all'arresto di otto persone e al sequestro di 50 kg di hashish. Le indagini avevano già avuto il loro primo successo a giugno, quando era stato arrestato un corriere della droga, uno spoletino, trovato in possesso di 120 venti ovoli di hashish, del peso complessivo di 6 ,4 kg e quattro, e le indagini, che ne erano scaturite, avevano proprio portato ai due fidanzati, e al terzo giovane. Tutti e tre, secondo gli investigatori dell'Arman, sono coinvolti in compravendita di hashish per un peso stimato di circa 15 kg. In totale l'operazione ha consentito di arrestare in fragranza del reato una persona, eseguire tre ordinanze di custodia cautelare, sequestrare circa 6,5 kg di hashish e un'autovettura Fiat 500 per un valore complessivo di circa 80.000 euro. I due ragazzi sono ristretti ora presso la casa di reclusione di Spoleto, mentre per la ragazza sono stati disposti gli arresti domiciliari presso la sua abitazione. E prosegue a Perugia il progetto europeo sul dialogo interreligioso. Oggi, a Palazzo Donini, sono state infatti presentate nuove iniziative per l'anno 2012-2013. Vediamo di che si tratta. Dopo un primo anno di attività in cui sono stati rafforzati i rapporti di conoscenza, di scambio e di dialogo fra le varie comunità religiose presenti sul territorio Umbro, ha preso il via anche per il 2012-2013 il progetto su identità e pluralità nel dialogo interreligioso. Scaturito dal partenariato fra Alisei Coop e l'Università di Perugia, sezione Antropologia del Dipartimento Uomo e Territorio, il progetto è finanziato da Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi e dal Ministero dell'Interno. Tema del progetto di quest'anno è laicità e pluralità del dialogo interreligioso, che punta ad intercettare la crescita del pluralismo religioso sul territorio umbro orientandolo attraverso varie iniziative su un terreno di costruttivo confronto. Uno dei punti del progetto che ha avuto maggiori riscontri è lo sviluppo della partecipazione alle feste e pratiche religiose in cui sono convenuti cattolici, ortodossi, ebrei, buddisti, musulmani, valdesi e metodisti. Sono entrambi progetti, per cui possiamo anche dire che questo che presentiamo oggi è la continuazione di quello precedente. Sono eh, dei progetti che rispondono, hanno risposto a un bando fei che è il Fondo Europeo per l'Integrazione, sono fondi europei e in questi due progetti l'Università degli Studi di Perugia, in, nello specifico gli antropologi del Dipartimento Uomo e Territorio e Alisei Coop sono partner. Alisei Coop è il capofila e noi siamo il partner del progetto. Il tema è ovviamente quello eh, di questo progetto, eh, sottolinea l'elemento della laicità e della pluralità, cioè a dire noi vorremmo affrontare la questione della pluralità del dialogo interreligioso dentro il quadro delle competenze, delle specifiche eh, attribuzioni dello Stato. Ecco. Siamo alla pagina economica per eh, capire se veramente la società Umbra del trasporto pubblico Umbria Mobilità potrebbe interessare al gigante dei trasporti Trenitalia. E quanto avrebbe fatto capire l'amministratore delegato di Trenitalia Mauro Moretti in una dichiarazione a margine del convegno di ieri ad Assisi sulla mobilità sostenibile. Ce ne parla Elena Ballarani. L'accostamento del nome Trenitalia a Umbria Mobilità era stato fatto già da diverse settimane in occasione dell'avvertenza dell'azienda di trasporti Umbra che è in crisi di liquidità e dopo la recente ricapitalizzazione si apre a nuovi assetti societari. Ma ora c'è la voce dell'amministratore delegato del colosso dei trasporti su rotaia che, incalzato sull'argomento a margine del convegno di ieri ad Assisi, non ha smentito ed anzi ha dichiarato che Trenitalia potrebbe essere davvero interessata ad entrare in Umbria Mobilità. Il trasporto su gomma non è affatto in conflitto con Trenitalia perché, tanto per avere il quadro completo, l'azienda del trasporto su rotaia ha anche un'altra impresa, Bus Italia, e mira neanche a dirlo, ad estenderla. Si fa semplicissimo, semplicissimo. siamo un paese il paese più liberalizzato d'Europa, dobbiamo applicare politiche dei trasporti come fanno gli altri paesi. Ieri sono stato in Germania, ho parlato con il ministro Ransauer, basterebbe che l'Italia applicasse gli stessi tipi di sistemi di regole nel trasporto merci che vanno da... E procediamo allora con la pagina economica, Mh, nella prossima edizione saremo eh, più precisi nella dichiarazione dell'amministratore delegato di Ferriva dello Stato e ci occupiamo ora di tartufi, infatti la commissione agricoltura della Camera dei Deputati ha proposto all'UNESCO la revisione in materia di tartufo proprio per inserire questo prezioso tubero nei eh, beni materiali protetti dall'organismo internazionale. Riconoscere la cultura tartufigena come patrimonio immateriale dell'umanità è l'intento dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, impegnata da sempre nella tutela e valorizzazione del pregiato tubero e che ora ha presentato questa richiesta all'UNESCO. La revisione in materia di tartuficultura della legge numero 752 del 1985 ha trovato l'approvazione del presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Paolo Russo, che durante un incontro a Roma presso la sede nazionale del Lanci l'ha definita un patto necessario per una legge che lo è altrettanto, non richiede risorse e che piuttosto regolamenta un processo tipico delle eccellenze italiane. A breve comincerà alla Camera l'esame del testo modificato e contiamo, ha detto Russo, di passarlo al Senato nel giro di tre settimane, così che si possa giungere all'approvazione definitiva entro qualche mese. L'incontro di Roma ha aperto ufficialmente la stagione autunnale del tartufo, che comincia con gli eventi dedicati a quello bianco, tipico di questo periodo. Il tartufo è un valore importante anche dal punto di vista della capacità di essere trainante nei mercati, non solo nel mercato nazionale, ma anche nei mercati internazionali, nel trascinare altri prodotti nazionali. Biglietto da visita eccellente del made in Italy da una parte, ma soprattutto dello stile italiano, del, italiano, del modello di approccio anche al gusto italiano. E no. ora ci occupiamo di iniziative culturali, infatti al Palazzo della Penna a Perugia è stata inaugurata la mostra Acque, l'ESO, che già nel, bilingui, nel bilinguismo fa capire che si tratta di iniziative che hanno a che fare con altri paesi, infatti sono state presentate opere d'arte di eh, esponenti della Costa d'Avorio. Vediamo il servizio di Valentina Baldoni d'arte contemporanea internazionale per raccogliere fondi a favore dell'associazione Open Art, composta da artisti ivoriani. Si chiama Acque Leso e nasce dalla volontà di realizzare un progetto di scambio con la giovane associazione che si è costituita a Bingerville in Costa d'Avorio. Lo scambio consiste in due mostre collettive di circa 40 artisti. La prima si è tenuta negli spazi espositivi dell'Ambasciata d'Italia e d'Abidjan in Costa d'Avorio, la seconda in programma dal 22 al 30 settembre presso Palazzo della Penna a Perugia. L'iniziativa è promossa dall'Ambasciata d'Italia di Abidjan, dal Centro per l'Arte Contemporanea Trebisonda di Perugia e dalla Casa delle Culture Africane Associazione Umbria Africa, sostenuta dal Comune di Perugia. Questa iniziativa è nata da un input che ci è arrivato dall'artista Virginia Ryan, che è un'artista australiana che vive fra Trevi e la Costa d'Avorio. E da una sua idea, quindi, diciamo, poi è partito lo spunto per questa mostra. Noi crediamo che la gioventù africana, africana oggi va sostenuta non soltanto attraverso le aiuti umanitarie ma attraverso le opere che loro riescono a mettere in essere. Il titolo Acque e les eaux è stato individuato come traccia. Agli artisti invitati è stato chiesto di produrre un'opera su carta, conservando la piena libertà stilistica e interpretativa. Immagini concettuali, reali o fantastiche, ricche di colori o solo di lievi sfumature di tono. Le carte descrivono identità e dialoghi continui tra lingue e culture. Le opere in mostra sono in vendita e l'ingresso è libero. Valentina Baldoni, Tef Channel News, Perugia. Prima di aprire la pagina sportiva dobbiamo dare un'informazione culturale, parliamo di musica, perché saranno 150 gli elementi che questa sera alle ore 21 presso la Basilica di San Pietro a Perugia daranno vita a un concerto dedicato a Perugia Sisi, città candidata a capitale europea della cultura per l'anno 2019. Il concerto viene dato anche in occasione del 50 anniversario del gemellaggio fra la città di Perugia e quella cieca di Bratislava. Lo spettacolo che rientra nel cartellone della tredicesima edizione di Umbria Music Fest vedrà salire sul palco artisti di fama internazionale. Ed ora apriamo la pagina sportiva con il calcio. Parliamo dei falchetti di mister Giovanni Tedesco che sono pronti a ricevere al blasone il Ponte d'Era. Il match già si prospetta come una partita verità per il Foligno Calcio, come ci dice Elena Ballarani. È stata definita la partita verità la prossima del foligno di mister Giovanni Tedesco che riceverà al Blasone il Ponte d'Era. Una gara in cui i falchetti vogliono puntare a far emergere il vero carattere di una squadra che finora non ha potuto dimostrare in campo le sue potenzialità. Nonostante la vittoria di domenica scorsa al Melfi, il gruppo è consapevole di non essere riuscito a sfruttare al massimo il suo potenziale, cosa che invece vorrà fare domenica contro la squadra dell'ex Indiani, che da quello che ha fatto vedere finora concede pochi spazi. Il tecnico bianco-azzurro Giovanni Tedesco dovrebbe schierare lo stesso undici visto in campo a Melfi con il rientro di Vassallo e la sola assenza confermata di Petti. Tutto questo mentre Maurizio Zampetti resterà a guardare da fuori. A tre mesi di distanza dalla querella sull'impianto di illuminazione è arrivata infatti la sentenza definitiva. Il Foligno ha patteggiato e al patron di via Rutili inibizione per 40 giorni e poteva andare peggio visto che erano stati preventivati tre mesi. Nessuna riduzione invece per la multa che ammonta a 3.334 euro. E c'è una notizia di sport, prima di passare alla nostra rubrica L'Ospin in studio. Dobbiamo riferire del fatto che sono stati convalidati dal CIP di Perugia i sei provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive emesse dalla Divisione Polizia Anticrimine di Perugia a carico di tre tifosi del Pierantonio e di altrettanti dell'Arezzo in seguito a un tentativo di contatto poi sventato dai carabinieri il 1 settembre scorso in occasione dell'incontro di calcio fra le due squadre che era valido per il campionato nazionale di Serie D. Parliamo ancora di sport con il gradito ospite di oggi. Perché con il presidente dell'AUCC Umbria, avvocato Giuseppe Caforio, benvenuto, avvocato Caforio, diamo notizia di una manifestazione che si svolgerà domenica prossima, in partenza, di buon mattino dobbiamo dire, dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Ma lasciamo all'avvocato Caforio, presidente dell'AUCC, descrivere di che cosa si tratta. Beh sì, di sport si tratta, ma si tratta soprattutto di solidarietà. È un'iniziativa che è stata promossa dall'Associazione Umbra per la lotta contro il cancro, unitamente a un partenariato tecnico, diciamo, che è l'agonistica uh, podistica di Corciano, insieme a due comuni, il comune di Perugia e il comune di Corciano e l'azienda uh, ospedaliera uh, Santa Maria della Misericordia. Ed è eh, una giornata, in realtà, non solo una gara podistica dedicata alla, alla solidarietà e soprattutto a chi soffre è prevista a partenza alle 9 e un quarto dal piazzale antistante l'ospedale Silvestrini una gara podistica di 12 chilometri e mezzo per quelli allenati diciamo sempre nell'ambito amatoriale e parallelamente una passeggiata a buon passo di 5 chilometri con arrivo a San Mariano di Corciano al CVA qual è la finalità? la finalità è quella di dare un messaggio forte e importante a chi purtroppo sta combattendo con il cancro, e ovvero sia che di cancro si guarisce, si può tornare a correre, uscire dall'ospedale e andare con le proprie gambe verso la vita. È un'iniziativa che ha avuto delle adesioni importanti, saremo tantissimi, saremo tutti con una maglia verde e quindi ci auguriamo che in tante possiate venire e iscrivervi in questa giornata che si concluderà poi, ci sarà un pranzo al CVA fino alla sera dove avremo degli ospiti importanti, uno spettacolo presentato da Ezio Diacchetti con delle band eh, di musica di vario tipo. Ecco Presidente, ma oltre agli acchetti avete anche nomi altisonanti diciamo, della cronaca e dello spettacolo italiano. Si parla di Laura Chiatti e di Casciari delle Iene, due perugini appunto, che si sono eh, fatti strada nel mondo dello spettacolo che saranno della partita, cioè correranno con voi per questi scopi di solidarietà. Oh, devo dire grazie a questi due personaggi importanti che appartengono credo alla notorietà nazionale sicuramente e forse anche internazionale e che ogni qualvolta ci sono iniziative e significative sul nostro territorio corrono a dare la loro testimonianza. È un dato importante, ma insieme a questi personaggi, che certamente fungono da elemento di ulteriore attrazione, ci saranno tantissime persone comuni, tantissimi ex malati, tantissimi familiari di malati che vengono a testimoniare la vittoria sul cancro. Avremo anche delle presenze importanti sul piano istituzionale. Eh, Abbiamo avuto conferma che il Presidente Catiuscio Marini indosserà la nostra maglia e farà il percorso. Questa mattina me l'ha confermato anche Vladimiro Boccali, il sindaco di Perugia. Ho parlato stamattina e sarà presente a dare una propria testimonianza anche di sofferenza il sindaco Nadia Ginetti di Corciano, il sindaco di, eh, di Corciano, il ormai atletico oh, oh, direttore della, della ASL Orlandi, che sarà presente, ormai lui è dedito è alla ranking. Sì, sì, sì. E tanti altri, tanti amici che verranno un po' da tutto il centro Italia perché, tra l'altro, questa manifestazione ha attratto i podisti del centro Italia e saranno presenti con dei pullman a, a dare anche loro il loro contributo, che è un contributo morale eh, importante che noi raccoglieremo e trasferiremo ai malati. Con l'auspicio che chi sta nell'ospedale e oggi guarda dalle finestre questa speranza di questa partenza l'anno prossimo sia sulla strada a correre insieme a noi. Avvocato, è la prima volta che vi cimentate su questo terreno, cioè quello di organizzare manifestazioni come una marcia e, e da quello che ho sentito si attendono migliaia di partecipanti. Siete attrezzati dal punto di organizzativo per fronteggiare eh, questa folla eh, di adesioni alla vostra iniziativa oppure avete chiesto aiuto a qualche organizzazione, diciamo, più eh, specifica del settore? Abbiamo chiesto aiuto, innanzitutto ci sono tante associazioni che ci hanno dato una mano e non l'elenco perché sono tante ma soprattutto sul piano tecnico e la podistica corcianese che è una squadra appunto, eh, di podismo vero che ha pensato all'organizzazione devo dire che abbiamo avuto un appoggio totale delle tre istituzioni che ci affiancano cioè i due comuni Perugia e Corciano che hanno organizzato anche sul piano della sicurezza del percorso eccetera e anche l'azienda ospedale che ci ha messo a disposizione gli spazi necessari, quindi una vera grande sinergia di più enti eh, all'insegna appunto dello sport che significa prevenzione, perché non dimentichiamoci l'importanza del movimento. Eh, ci siamo cementati nella marcia anche perché con la marcia si risolve molto sotto il profilo del benessere, ma anche della certo. prevenzione. Avvocato, prima di chiudere c'è un sottotitolo che la pregherei di chiarire, in 150 per Leo. Che significa domenica? Ma guardate, questa è una cosa che ci ha, ci ha toccato, ci ha commosso. Noi stiamo condividendo un'esperienza di un nostro amico eh, che appunto si chiama Leo, che è, era, è un podista, che da un mese sta conducendo la battaglia più importante della sua vita, una battaglia purtroppo cruenta, e lui di sua iniziativa... Attraverso Facebook ha, ha chiesto aiuto agli amici perché vuole essere lì a testimoniare e sappiamo che ci sono già 150 adesioni, ma stanno crescendo ad oras che arriveranno uh, con una loro maglietta per uh, dare forza a Leo come noi stiamo dando forza a Leo e a tutti gli altri che si trovano in questa battaglia, convinti che con un supporto psicologico, unendo le energie positive che ognuno di noi ha, si può aiutare notevolmente anche a sconfiggere una patologia che purtroppo è immateriale e tecnica come appunto il cancro. Grazie al nostro ospite soprattutto per questa sottolineatura. Forza Lei, allora diciamo tutti, in vista eh, della manifestazione podistica di domenica prossima all'ospedale Santa Mia di Misericordia per l'AUCC. Grazie all'Avvocato Giuseppe Caforio, presidente di AUCC Umbria, grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Se va avanti l'inchiesta della magistratura sulla vicenda dei conti del PDL alla Regione Lazio arrivano le dimissioni del capogruppo Francesco Battistoni e dopo giorni di silenzio parla anche il sindaco di Roma Gianni Alemanno. Bisogna innescare una grossa riflessione, un grosso stamini di coscienza da parte del, del PDL e da parte di tutta la politica perché poi in realtà questo problema delle spese del Consiglio riguarda tutti i partiti e, e quindi fare a prescindere dal lavoro della magistratura fare. Un attento lavoro dal punto di vista eh, politico. Io nella giornata di oggi prenderò un'iniziativa nei confronti del PDL che renderò noto nelle prossime ore. Audizione del Ministro dell'Istruzione Francesco Profumo in Commissione Cultura alla Camera. Sul tavolo il tema del concorso per gli insegnanti. Sentiamo cosa ha detto il Ministro. Da parte mia c'è un grandissimo rispetto per le persone oggi in graduatoria. Io credo che i due canali abbiano lo stesso valore, le persone eh, che eh, risulteranno eh, in, eh, nelle posizioni di ruolo provenienti dall'uno, dall'un canale e dall'altro hanno lo stesso valore, non c'è certamente un tema di differenziazione rispetto a questo. Però io credo...